Un vero gentleman non può non scegliere i propri abiti nel punto T della casa di mode Tombolini, che ha unito il fashion alla musica e alla qualità imprenditoriale. Le moto d'epoca, il raduno Porsche Club delle Marche, i sigari dal mondo, i whisky internazionali, la musica jazz, gli orologi, la tecnologia, le biciclette, l'enogastronomia marchigiana e una giornata di sole hanno accompagnato la terza edizione di Gentleman, una giornata dedicata all'eleganza maschile nel ricordo del fondatore della sartoria per uomo, Eugenio Tombolini. Sua figlia Fiorella e suo nipote Silvio hanno ricevuto i numerosi ospiti negli spazi accoglienti dell'Area T di Tolentino. Sì, ogni anno, anzi ogni 2 volte l'anno facciamo questo evento per dare la nostra immagine dell'uomo Tombolini, del gentleman Tombolini. Questo nasce da un'idea che è questo gentleman che c'è alle mie spalle, che è mio padre. Mio padre era un vero gentleman e per questo vogliamo ogni anno, anzi ogni 2 anni, ricordarlo e ricordare soprattutto i dettami della sua moda. E quindi mettiamo insieme tutte le eccellenze, tutte le cose belle anche del nostro territorio, oltre che della nostra esperienza imprenditoriale. Tombolini parte da Macerata, parte dalle Marche per arrivare nel mondo. L'azienda di Urbisaglia, attraverso il proprio outlet moda, ha dato vita ad un evento davvero speciale, completamente dedicato al gentleman dei nostri giorni, che ha visto una nutrita partecipazione di pubblico con la presenza di stampa, importanti imprenditori e personalità locali. Ma i nuovi prodotti della primavera estate 13 qui all'Area T sono all'insegna della leggerezza. La nostra Zero Gravity è il testimonial di un capo che si può tranquillamente mettere in tasca per quanto è leggero e per quanto è sottile. È talmente vivibile che rappresenta proprio l'azienda, un'azienda che si sta proiettando sul mercato internazionale, soprattutto nei mercati asiatici, nei mercati nordamericani e nei mercati nordeuropei. L'evento è stato inaugurato da un esclusivo raduno d'auto d'epoca con vetture di eccezionale valore storico. Il gentleman, l'eleganza maschile, un'atmosfera vera ed elegante in cui si è respirata tradizione e ricercatezza, ripercorrendo ed ammirando la storia dell'imprenditoria e dell'artigianato marchigiano. Ci fermiamo un attimo, vediamo la pagina dei cambi, poi torniamo in studio con altre notizie ed altri servizi. Parliamo di sport. L'Ascoli, dopo il pareggio con la Ternana, vede il pericolo della retrocessione se domenica non batte il Cittadella. Sentiamo lo stato d'animo dei bianconeri in questa intervista all'allenatore Massimo Silva. Mister, c'è tantissima amarezza per tanti motivi, sia per quanto riguarda l'arbitraggio che per questo rigore sbagliato da Fossati. Sì, comunque diciamo che in generale è colpa nostra, insomma, se non vinci una partita così. Non facile, però andando in vantaggio subito con il buon inizio che avevamo fatto è stato un peccato. Dopo è chiaro, sull'episodio del rigore mi hanno detto che era nettamente fuori area. Fermiamo. Ci ha dato anche il rigore e dopo anche lì magari i rigoristi non c'erano. Robert era l'altro rigorista, non se la sentiva, lì non posso Ha deciso assolutamente. lei per Fossati? No, 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 lì i rigoristi sono altri che non c'erano, uno c'era. Uno era Fezzeci. E se, però se non se la sente, adesso è andata così, non se la sente, poi il rigorista è di chi prende il pallone e va e la butta dentro. Però questo, a parte questi episodi, insomma, diciamo che in generale andando anche in vantaggio una partita gestita bene, poi sapevamo con le problematiche che potevano venire di Soncin, di Donato, eccetera, però gestivamo bene. Devo dire, finalmente avevamo fatto un gol su punizione, su uno schema preparato ieri, quindi c'era grande inerzia positiva, però ecco, se non vinciamo queste partite, sì, dopo gli episodi, l'arbitraggio, le perdite di tempo, loro che insomma hanno giocato la partita, però dovevamo vincerla, ecco, quindi ora rimane una speranziella, si può vincere. A Cittadella rientra Zaza, c'è Peccarisi, certo questo si può fare, ma non vince partite come oggi è un po' un segnale di altre partite che forse potevamo gestire meglio.
Playoff di Serie D con la finale che si svolgerà tra Maceratese e Vispesaro, che hanno sconfitto il San Cesario per 2-0 la Maceratese e il Termoli per 2-1 la Vispesaro. Andiamo allora a Termoli. Passa la Vispesaro più in palla, più in forma, più fortunata, soprattutto nei momenti topici della gara, con il Termoli che si divora tante, troppe palle gol sulle tribune del Cannarsa. Ci sono 1000 spettatori con buona rappresentanza ospite. L'avvio è del Termoli, qui Bartolini fa capire a Foiera che il pomeriggio sarà complicato. Il 4-4-2 della Vis però mette in difficoltà il 3-5-2 del Termoli, in particolare sulla destra i marchigiani fanno quello che vogliono, Paoli va vicinissimo al gol. Dall'altra parte D'Angelo, il migliore in campo, ha un feeling particolare con Bartolini. Al 20° il match si sblocca, i marchigiani vanno forte sempre sul fronte di destra. Cremona lavora un buon pallone per Alberto Torelli, il classe 1995, segnatevi questo nome, ne sentirete parlare, non sbaglia. Il vantaggio ospite dura pochissimo, il Termoli è pericolosissimo sulle palle inattive, il pari nasce dal corner, il resto lo fa il solito D'Angelo. L'emozione si susseguono con un ritmo pazzesco. Ancora dalla destra arriva l'ennesimo pericolo per il Termoli. Maione allunga la traiettoria del traversone Bugaro e si mangia un gol grosso come una casa. Il Termoli reagisce con Bartolini, con la sua specialità, il colpo di testa. Foiera si rifugia in calcio d'angolo. Mentre l'ultima azione del primo tempo è questo gol annullato a Cremona, un animale che sa giocare al calcio, per fallo ai danni di Maione. Come nel primo tempo, anche nella ripresa il Termoli inizia forte. Miani, di solito infallibile, ha sul piede la palla del passaggio del turno. Foiera è pazzesco nel suo intervento che vale la qualificazione. Ancora Termoli, una serie di verticalizzazioni portano Viteritti alla conclusione. Il portiere della Vis è ancora una volta protagonista. Gol mancato, gol subito, il Termoli si addormenta e su un'azione apparentemente innocua arriva il vantaggio della Vispesaro. Questa volta Bugaro non fallisce, spedendo alle spalle dell'esterrefatto in bimbo. Festa promozione per la San Benedettese, che nella partita per conquistare il tricolore di Serie D esce sconfitta, ma ciò non toglie nulla al grande campionato appena vinto, disputato. Sentiamo mister Palladini. Mister Palladini, parliamo della partita di oggi, parliamo di questa splendida stagione, una stagione da incorniciare con la curva che alla fine le ha chiesto di rimanere. Ma è stata una stagione bellissima, sofferta, con tante difficoltà, però alla fine ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo spuntata. Ringrazio i tifosi per gli attestati di stima e soprattutto di passione che hanno nei miei confronti, e quindi li ringrazierò sempre. La Samba è stata la mia vita, la mia casa, e quindi la ringrazierò a vita e sarà sempre nel mio cuore. La sensazione, davvero, vedendo tutte le avversità che abbiamo passato, che una vittoria, un campionato che vale doppio, perché comunque la Samba ha avuto davvero tante difficoltà extra calcistiche, e poi ci ha messo anche il campo con infortuni strani, Aquino, con un Traini che ha preso un calcio vicino all'occhio, insomma davvero ne sono successi tutti i colori. Il fatto di essere qui a giocarci, insomma, le partite da pool scudetto dimostra che davvero anche oggi i ragazzi ce l'hanno messa tutta. È stata anche sfortunata in qualche circostanza la Samba Ettese. Abbiamo incontrato un'ottima squadra che forse hanno giocato con tutti gli effettivi. Noi purtroppo oggi avevamo molte defezioni e molti giocatori infortunati, però nonostante questo abbiamo fatto una buona partita, abbiamo preso dei gol su calci piazzati evitabilissimi. Al di là di questo li ringrazio, li ringrazierò sempre per quello che hanno fatto durante l'annata, come hai detto tu, con tutte le difficoltà che ci sono state, Aquino, Traini, Pazzi, tutte le difficoltà, le varie squalifiche, dei campi squalificati, porte chiuse, quindi c'è stata un'annata un po' particolare, turbolenta, però alla fine l'abbiamo vinto, e questo ha dato atto a questi ragazzi fantastici che ce l'hanno messa sempre tutta e contro tutti e tutto, e poi siamo stati trascinati da un pubblico stupendo che ci ha sempre dato una grossa mano.
È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento come sempre alle prossime edizioni. Restate con i programmi di 7 gol di Teleadriatica, le previsioni del tempo, come sempre chiudono il nostro telegiornale. Al mattino, sulle coste, nubi irregolari con locali acquazzoni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi irregolari con acquazzoni anche intense. In montagna, nubi irregolari con temporali. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, nubi irregolari con locali acquazzoni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, soleggiato ma con nubi sparse. In montagna, soleggiato ma con nubi sparse.